Eccoci qua, buongiorno a tutti e ben ritrovati in diretta sulle Fonti TV. Prosegue la settimana di Le Fonti, la settimana di assicurazioni e risparmio TV Week. Tra l'altro continuerà per tutta la settimana, quindi ci saranno tantissime tavole rotonde, tantissimi approfondimenti. Vi consiglio assolutamente di seguirci. Intanto il nome di questo blocco è Il futuro è digital e siamo in compagnia di Maurizio Cortese, CEO Intesa Sanpaolo Smart Care. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo dalla premessa che durante il lockdown, durante il periodo del lockdown, che tra l'altro sta ritornando attualmente, come abbiamo visto ieri, l'utilizzo del digitale ha vissuto e sta vivendo tuttora una fortissima accelerazione. Che impatto ha avuto questo cambiamento sul canale del bank assurance in particolar modo? L'impatto, come lei diceva, dottoressa, è stato estremamente importante. Diciamo che come gruppo abbiamo dovuto affrontare, insomma, una situazione un po' particolare. Intanto ha cambiato un po' il modo di noi stessi, di persone che lavorano nella banca, di fare banca. Quindi abbiamo proiettato un incremento significativo dello smart working. Poche settimane, grazie anche all'intervento di una task force di 1.400 persone che ha assicurato il buon funzionamento di questa trasformazione molto repentina e molto in attesa. La nostra priorità sul canale Banking Insurance è stata intanto quella della sicurezza, quindi garantire ovviamente la salute nostra e quella dei nostri clienti in primis, e quindi abbiamo rivisitato e stiamo ancora diciamo, migliorando tutta la gestione processi e dell'organizzazione delle nostre filiali. La filiale rimane il punto di contatto dove si crea, si diciamo, aumenta e si nutre la fiducia dei nostri clienti, li stiamo trasformando in luoghi sicuri dove continuare a fare un certo tipo di operazioni. L'impatto che abbiamo avuto è stato diciamo, significativo. E diciamo ci siamo sentiti subito ingaggiati con una responsabilità verso il paese molto importante. Questo ha fatto sì che gli interventi che abbiamo messo a disposizione siano stati molto, molto significativi. Da oggi abbiamo erogato oltre 50 miliardi di euro a iniziative a supporto delle misure del governo. Attraverso il fondo PMI abbiamo fatto euro erogando oltre 3,6 miliardi e altri 13 miliardi sono stati diciamo interessati per altri 24 mila sopra i 30 mila euro. Oltre 100 milioni che abbiamo messo a disposizione della protezione civile. Soprattutto. Questo ha creato diciamo ovviamente una mole di lavoro tenuto conto anche dei requisiti ovvi che abbiamo di rispetto degli standard più elevati dalla Banca d'Italia in poi, che ci ha effettivamente impegnato fortemente. Non ci ha trovato impreparati perché noi sul canale digitale stiamo facendo tanto, sia a livello tecnologico che a livello di processi. Diciamo che questa situazione ha soltanto accelerato un cammino che era già nel nostro piano di impresa e che vede nella forte interazione tra il canale digitale e il canale fisico l'asse portante della relazione con i nostri clienti. Certamente ha accelerato anche il comportamento più digitale di molti clienti che magari fino a ieri erano più abituati a recarsi in filiale o essere assistiti in altro modo, da un punto di vista però sempre fisico, con la relazione one-to-one, e che in questi periodi hanno dovuto, tra virgolette, imparare a utilizzare più l'app o l'home banking o i canali telefonici che si sono rivelati altrettanto efficaci per la stragrande maggioranza delle operazioni. Infatti, lei ha toccato un argomento molto interessante, appunto come stanno evolvendo i bisogni e le abitudini dei clienti bancari. Guardi, l'evoluzione la vediamo da due punti di vista, ma come gruppo sicuramente c'è, se possibile, un'ulteriore accelerazione del risparmio. Quindi gli italiani che già si confermano campioni, penso
livello mondiale proprio di risparmio, e questo non fa che darci grande, grande fiducia anche per il momento difficile che stiamo attraversando. Ulteriormente in questo periodo hanno aumentato la loro propensione al risparmio. Basti pensare, qualche giorno fa il nostro CEO, il dottor Carlo Messina, raccontava come, spiegava come i depositi delle imprese siano cresciuti. Ecco, questo quindi da un lato è un segnale che ci può dare una qualche tranquillità, tra virgolette, per i mesi difficili che abbiamo davanti, dall'altro è opportuno che questo ammontare di denaro estremamente significativo possa essere convertito in investimenti, che quindi diano volano ad un percorso anche di sviluppo che non può essere arrestato. Ecco, in questo i comparti dell'economia sono molto diversificati, perché ve ne sono alcuni che hanno, naturalmente pensiamo al mondo del turismo, ve ne sono altri su cui invece gli scenari sono relativa a tranquillità. Quanto invece al mondo che gestiamo noi come Intesa San Paolo Smart Care, legato per esempio al mondo della salute, stiamo assistendo ad una trasformazione, devo dire più lenta forse del previsto, ma con un trend abbastanza strutturale, nel senso che i comportamenti dei consumatori stanno cambiando. La gente fino a ieri non pensava di potersi farsi consegnare un farmaco a casa, oggi se lo può fare lo fa. La telemedicina inizia a essere una possibilità che prima non veniva presa in esame, magari per delle visite più rutinarie o per un percorso di triage, magari di un malessere che ieri era gestito con un'andata al pronto soccorso, oggi ovviamente no. E questo devo dire in tutte, diciamo, cross bisogni, quindi non soltanto su bisogni particolari, ma un po' in generale. Rimane tanto comunque la necessità del contatto, sia telefonico che altro, perché comunque penso che anche come nostra mentalità non siamo diciamo così digitali come altri paesi del mondo. Ripeto, è cominciato un trend, vediamo l'e-commerce del mondo farmaceutico come sta crescendo, vediamo l'incremento dei servizi di primo consulto telefonico, video telefonico, come stanno crescendo. Su questo noi con la nostra piattaforma Per Me Salute abbiamo un po' anticipato i tempi e stiamo raccogliendo i frutti, perché varie decine e decine di migliaia di clienti, saranno quasi dentro l'anno, sono già sulla nostra piattaforma e quindi possono accedere ad un primo set di servizi che verrà implementato nei mesi successivi, a conferma del fatto che la direzione è quella corretta. Ecco. Quindi possiamo riassumere che la pandemia comunque ha migliorato, come dire, o meglio accelerato il processo della digitalizzazione, giusto? Sì, questo possiamo dire. Devo dire che lo notiamo a vari livelli, quindi abbiamo sicuramente la fascia di popolazione relativamente più giovane, che quindi ha dimestichezza con la tecnologia ed è abituata, non lo so, a ordinarsi il cibo online, che quindi ha ovviamente una propensione, una capacità di utilizzo di questo tipo di piattaforme molto più marcato. Abbiamo poi una fascia di giovani silver, o comunque persone che magari sono oltre i 50, 55, e quindi anche loro sicuramente sono stati già interessati da questa trasformazione digitale. Invece c'è anche una fascia di popolazione più anziana che magari ha essa stessa una dimestichezza così spiccata per questo tipo di tecnologie, ma attraverso le persone attorno a loro, i cosiddetti caregiver, cioè le persone che si prendono cura di loro, molto disposta ad assecondare questa nuova tendenza, che peraltro crea molta efficienza, molto risparmio di costi, di tempi, e quindi, voglio dire, è ben disposta a farlo. Io ho il caso di mia mamma, alla quale ho prenotato una visita tempo fa, e era ben contenta del fatto di averla avuta prenotata in tempo e con degli sconti. Poi ovviamente se ne è dimenticata, ma questo fa parte della mamma, però voglio dire, è un caso che ci aiuta a capire come è una tendenza che è veramente cross generazionale. Ecco, parliamo un po' di statistiche. In Italia quasi 14 milioni di persone, che è circa il 22% della popolazione totale, ha più di 65 anni.
quanto il canale digitale riuscirà a intercettare una clientela per lo più abituata a recarsi in filiale? Ma il canale digitale, a mio avviso, intercetterà molti bisogni nella misura in cui anche noi sapremo accompagnare questi clienti in tanto tranquillizzante, nel senso che queste persone ovviamente hanno bisogno più di altri di veder mantenuto e se possibile accresciuto il rapporto fiduciario che hanno con la banca. Quindi la fiducia che loro hanno maturato con una persona fisica devono poterla avere anche su una piattaforma digitale, magari in un consulto telefonico che rimane one to one e che quindi comunque vede nell'elemento umano sempre la persona che dà il valore aggiunto in più. Questo passerà anche, secondo me, da diciamo un supporto che persone vicino a loro potranno dare in questo tipo di accompagnamento, e anche nei vantaggi che la tecnologia, che deve essere forzatamente semplice, no brain, quindi la più intuitiva possibile, la più economica possibile, riuscirà a dare a queste persone. Queste sono persone che oggi stesso, grazie a Dio, anche per la loro salute, preferiscono spesso non uscire di casa, soprattutto in queste settimane, e quindi comunque hanno bisogno loro stesse di un accompagnamento su nuovi canali. Noi in questo, mantenendo nel gestore, nella filiale, comunque il punto focale della relazione, stiamo costruendo però dei processi che consentano, diciamo, di avere il bene di entrambe le situazioni, quindi l'accompagnamento e la fiducia di una persona e tutti i vantaggi e le economie che invece la tecnologia digitale oggi ci mettono a disposizione. Quindi la presenza del gestore rimane molto importante a livello sociale? Assolutamente sì, il gestore rimane la persona di riferimento, la persona che è in grado di consigliare anche in questo mondo che chiamiamo appunto di bank insurance, quindi di integrazione tra l'offerta bancaria e l'offerta di prodotti di investimento legati al mondo. Sempre più la domanda e il modo oggi di essere presenti e di essere a disposizione delle nostre aziende, perché comunque diciamo tante cose che si possono fare, tanti bisogni che possiamo soddisfare con i nostri prodotti, con i nostri servizi, hanno sempre fortemente bisogno di un'interazione, di una spiegazione, di un conforto, e questo marcatamente non può essere delegato esclusivamente ad un'app o ad una piattaforma di home banking. Ecco, diamo invece uno sguardo al futuro. Come evolverà secondo lei l'offerta dei servizi per la salute? Allora, questa è una bella domanda. Allora, a mio avviso la tendenza alla remotizzazione della gran parte della salute è abbastanza evidente. Noi lavoriamo con i più grandi operatori del settore in Italia, ma non solo, e essi stessi trovano ormai assolutamente anacronistico nel 2020 io debba forzare la persona che magari deambula male a prendere dei bus con 30-35 minuti di tragitto in un ospedale solo per fare un esame e ritornare. Quindi a mio avviso avremo una proliferazione di punti di contatto di prossimità per le operazioni, per i bisogni più semplici della salute, quindi tutto il mondo della diagnostica di base, i primi triage per situazioni di malessere non gravi che dovranno essere fatti o a domicilio del cliente, magari con delle strumentazioni che si stanno affermando anche sul mercato, che quindi consentono anche un monitoraggio senza la presenza di un operatore specializzato, o ripeto in punti di prossimità che quindi non siano le grandi strutture ospedaliere. Quindi sicuramente ci sarà un baricentro che si risposterà vicino a quasi. A mio avviso si consolideranno le tendenze di tutto il mondo legato ai wearable, quindi dispositivi connessi che ci portano presto, che possono consentire sia di, diciamo, intercettare dei primi malesseri. Non sarà sfuggita la pubblicità, per esempio, dell'ultimo Apple Watch, che anziché enfatizzare possibilità di mail o di altre cose, parla solo e semplicemente dell'Apple Watch come uno strumento dedicato alla salute e al benessere. Questa è una tendenza che di nuovo
non possiamo non guardare anche con interesse, perché devo dire che sono reali casi di persone che hanno risolto problemi appunto grazie anche a questi dispositivi. Ultimo tema, a mio avviso, è il tema della casa. Sempre più anziani, come diceva lei, ma sempre più anziani soli e purtroppo negli ultimi anni di vita in condizioni di disagio dal punto di vista della salute. Questa purtroppo è una tendenza che le statistiche ci restituiscono. Gli ultimi anni di vita, la vita si allunga, ma la qualità della vita no. In particolare nel nostro paese, gli ultimi anni di vita in media non sono in salute. Questo forza a pensare nuovi modi di stare in casa e nuovi modi di essere accompagnati e supportati in casa. Quindi i famosi dispositivi vocali da Alexa, Google Home, diciamo connessi con delle centrali di supporto, dei dispositivi che consentono di rilevare cadute o cambiamenti di abitudini in una persona anziana, sono a mio avviso dei temi sui quali inizialmente oggi c'è ancora un pochino di resistenza. Nella zia il supporto, sempre di più queste cose inizieranno a fare fatica e avremo bisogno anche qua di trovare un percorso virtuoso che integri l'assistenza specializzata a cura della famiglia, della persona cara e la tecnologia in un trinomio, diciamo, vincente, e alla portata di tutti. Ecco, infatti mi permetto di farle una domanda un po', se possiamo chiamarla off script, ovvero una domanda non prevista. Dove secondo lei è posizionata l'Italia a livello europeo sotto questo punto di vista, ovvero per quanto concerne appunto i servizi, per la salute? Dipende con chi ci paragoniamo. Se ci paragoniamo al mondo nordico e anglosassone, quindi da UK in su, sicuramente la nostra attitudine a un certo tipo di strumentazione, per esempio in casa a livello domotico, all'utilizzo di certi dispositivi è un pochino più indietro. Se ci confrontiamo con paesi, diciamo, di estrazione più latina come la Spagna e la Francia, certamente l'Italia non è assolutamente molto difforme. Devo dire che questo riflette anche un vantaggio competitivo, probabilmente a livello europeo in assoluto, probabilmente a livello mondiale, e che comunque il livello e la qualità del nostro servizio sanitario nazionale da un punto di vista delle cure. Cioè, se possiamo discutere sulla sua efficienza, sulla sua capacità di gestire a livello amministrativo un pochino la macchina, è vero che a livello di potenza e di robustezza e di competenza, di qualità del supporto che qualsiasi cittadino italiano riceve oggi dal sistema sanitario nazionale, siamo a livelli di assoluta eccellenza, non paragonabile certamente a quello di tantissimi o quasi tutti i paesi europei. Questo fa sì che la penetrazione di alcuni tipi di tecnologie che invece vanno spesso in un'ottica di sanità privata e quindi di collegamento diretto con dei centri che magari intervengono in sostituzione del Servizio Sanitario Nazionale, sia un pochino più indietro rispetto ad altri. Non lo ritengo personalmente un fattore negativo, anzi, quello che va trovato dal momento che il Servizio Sanitario Nazionale, sappiamo, è in affanno perché le risorse economiche sono sempre più limitate anche in considerazione dell'invecchiamento della popolazione, va trovato, dicevo, quindi un mix che appunto facendo leva su questo nostro forte vantaggio competitivo possa farci evolvere alla fase 2, diciamo, di una fase in cui anche diciamo, la tecnologia, l'accompagnamento a casa senza sempre una ricaduta sulle strutture pubbliche possa essere efficace. Ottimo, la ringrazio. Maurizio Cortese, CEO Intesa San Paolo Smart Care, grazie mille per essere stato con noi, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon lavoro a tutti, arrivederci. Arrivederla. Allora, noi ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, rimanete con noi perché continuiamo con le nostre analisi di mercato.